L'orizzonte. Che cos'è l'orizzonte? Beh, detto molto in sintesi, l'orizzonte non è altro che una linea orizzontale infinita che si trova davanti a noi. La magia dell'orizzonte, guarda caso, è proprio questa, ovvero che è infinito. Immaginiamo di essere un giovane marinaio nella nostra barca. Siamo ancora a riva di una spiaggia e il nostro obiettivo è raggiungere una determinata isola. In questo caso facciamo che l'isola è il nostro obiettivo della vita. Il mare è la nostra vita e quello che potrebbe accaderci in mare sono le complicazioni, le gioie o le distrazioni che ci possono capitare durante il tragitto. Subito l'isola non la vedremo perché è inghiottita dall'orizzonte. Non sappiamo di preciso quanto dista e quanto ci metteremo, sappiamo solo che per raggiungerla dovremmo remare, remare e remare. Saltiamo. Per la prima volta stiamo percorrendo una rotta che non abbiamo mai fatto e soprattutto siamo soli. Non ci sono i genitori, non ci sono gli amici, i fratelli, eccetera. Siamo solo noi. Dopo qualche giorno di viaggio ci renderemo conto per la prima volta di essere completamente circondati dal mare. In vista non c'è nessun punto fermo. A questo punto, molto probabilmente cominceranno ad arrivare i primi segnali d'allarme. Proverranno sia dalla nostra testa sia dalla nostra radio di bordo. L'istinto in testa ci dirà: torna indietro, potrebbe essere pericoloso, potresti farti male e potresti aver fatto tanta fatica per niente. I messaggi che proverranno dalla radio di bordo sono dei nostri amici, dei nostri cari. Arriveranno molto spesso messaggi come: ma non torni mai indietro, non verrà a trovarci, sei sicuro di quello che stai facendo? Ma perché lo fai? Non sarebbe meglio trovarti un bel lavoretto qui al porto? Ti sta bene e non si rischia niente. Dai, torna qui. A questo punto noi dovremo fare così. Spegneremo la radio, resetteremo la mente e diremo a gran voce: no, io non torno indietro. Ci risentiremo dopo il mio viaggio. Io voglio andare avanti. Anche perché se guardiamo indietro ci accorgeremo che quella che un tempo chiamavamo casa è sparita, torna un pezzo. Il nostro viaggio continua, arrivano i primi giorni di tempesta, qualche nave all'orizzonte, sarà importante capire se sono navi nemiche o amiche, quindi bisognerà capire in anticipo che cosa fare. Terra in vista, non è la nostra isola, ma è un piccolo traguardo che abbiamo raggiunto. Decidiamo di sostare per una notte per fare i rifornimenti e fare un po' il punto della situazione. Sembra passata una vita da quando siamo salpati. Incontreremo persone che vogliono venire con noi e condividere il nostro stesso percorso. Decideremo noi cosa fare. Il viaggio continua. Non abbiamo mai mollato. La nostra dedizione, passione e convinzione in quello che stiamo facendo non è mai scesa. Nonostante i continui messaggi persuasivi che ci arrivavano dalla terra e dalla testa. Dopo tanto tempo e tanta fatica al centro del nostro orizzonte, finalmente comparirà una nuova terra. Eh sì, quella è l'isola. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Il marinaio non è più un ragazzo, ma un adulto che comincia ad assaporare la vita. Ora, se questo marinaio è furbo, dopo aver festeggiato per aver raggiunto il suo obiettivo, farà un giro dell'isola e andrà dall'altra parte per vedere che cosa c'è. Una volta arrivato all'estremo opposto dell'isola, che cosa vedrà il marinaio? Ma è chiaro, l'orizzonte. E soltanto lì, per la prima volta, capirà sul serio cosa stava cercando. Non era l'isola il suo obiettivo. Per tutto questo tempo lo aveva tenuto sempre davanti ai suoi occhi. È l'orizzonte. Questo obiettivo infinito che sarà sempre per sempre irraggiungibile. L'isola non era che il primo vero passo. È adesso che inizia la sua storia. Avrete capito tutti ormai che orizzonte e mare, quindi vita e obiettivo, sono la stessa cosa. Di conseguenza, se si ferma uno, si ferma anche l'altro. Io non ti conosco bene di persona, quindi non posso sapere se hai già raggiunto il tuo obiettivo nella vita. Ma a prescindere da questo, dobbiamo ricordarci che quando e se raggiungeremo il nostro obiettivo, sarà giusto festeggiare, ma non dovremo perdere troppo tempo nel farlo, perché dovremo già pensare a che cosa fare dopo. Chi si ferma e si accontenta di quello che ha fatto sarà destinato a morire.
La vita non è finita, quindi perché bisogna smettere di creare nuovi obiettivi ed inseguirli? Non si può spegnere l'orizzonte, lui è lì, sempre pronto ad aspettarci. Se siete una rock band, una pop rock band, o una metal band, o un cantatore, o un rapper, non accontentatevi. Non accontentatevi di aver vinto un festival, non accontentatevi di aver registrato qualche album, o di aver filmato il vostro primo autografo, o di essere arrivati primi in classifica, o di aver fatto più di 100 concerti. Non accontentatevi di essere qualcuno. Se sei capitato in questo video ma non sei un musicista, tranquillo, perché vale la stessa cosa anche per te. Trasla pure la storia, cambia la versione, ma il concetto rimarrà sempre quello: non smettere mai di inseguire il tuo orizzonte.